Il moto rettilineo vario. Nel moto vario un corpo percorre spazi uguali in tempi diversi. Più semplicemente, nel moto vario la velocità del corpo non è più costante, ma varia nel tempo, come ci mostra anche il diagramma spazio-tempo sottoriportato. Il diagramma spazio-tempo non è più in questo caso una linea retta, ma è una spezzata dai tratti più o meno estesi a seconda della variabilità della velocità. Se calcoliamo, utilizzando la formula precedentemente introdotta, qual è stata la velocità del corpo nei vari tratti del diagramma, noteremo che la velocità risulta essere, di tratto in tratto, sempre variata. Da questo si evince che anche il diagramma velocità-tempo sarà costituito nel moto vario da una linea spezzata. Non potendo calcolare l'esatta velocità del corpo durante tutto il moto, in quanto variabile, possiamo ricorrere ad una velocità media. La velocità media, indicata con il simbolo Vm, viene definita come il rapporto fra lo spazio totale e il tempo totale, nel nostro caso Sd-S0 fratto Td-T0. Come ci mostra il diagramma sottoriportato, la velocità media così calcolata è una velocità inferiore alle velocità più alte e superiore alle velocità più basse che si sono avute nel corso del moto. In alternativa, è possibile calcolare la velocità intervallo per intervallo, come abbiamo fatto noi calcolando VA, VB, VC e VD. Se l'intervallo temporale è così piccolo da essere un istante, ovvero delta t così piccolo da essere quasi zero, si parla di velocità istantanea. La velocità istantanea viene indicata con il simbolo VI e viene definita come il limite, per delta t che tende a zero, del rapporto fra delta s e delta t. Anche l'accelerazione in questo tipo di moto è molto variabile. Facciamo un piccolo esempio. Supponiamo cioè che per passare da una certa velocità all'altra, il corpo, differentemente da quanto accade nel diagramma velocità-tempo che abbiamo riportato precedentemente, abbia bisogno di un certo intervallo di tempo e che questo intervallo di tempo vada da TA a TB, da TB a TC e da TC a TD. È possibile calcolare, con le formule precedentemente introdotte per quanto riguarda il moto rettilineo uniforme, calcolare la velocità che è stata avuta dal corpo nei vari tratti. Come si vede, in alcuni tratti avremo un'accelerazione negativa. Si ha accelerazione negativa quando il corpo rallenta nel passare da un valore di velocità ad un altro. Come è detto anche per la velocità, per l'accelerazione possiamo ricorrere ad un'accelerazione media. L'accelerazione media, indicata con il simbolo m, è definita come il rapporto fra Vf-Vi e Tf-Ti. Come si vede, otteniamo un'accelerazione più bassa di quella che abbiamo calcolato nei due casi in cui abbiamo ottenuto un'accelerazione negativa, ma sempre negativa, perché per la maggior parte del tempo il corpo ha subito una decelerazione, un rallentamento. In alternativa, è possibile ricorrere ad un'accelerazione istantanea. L'accelerazione istantanea viene indicata con il simbolo AI e viene definita come il limite, per delta t che tende a zero, del rapporto fra delta v e delta t, variazione della velocità fratto variazione del tempo. È tutto per oggi, la nostra lezione finisce qui. Per chi lo desiderasse, attraverso il sito di Alice Appunti o Alice Unifi è possibile richiedere ripetizioni online o dal vivo su tutti quanti gli argomenti illustrati. Per informazioni a riguardo, potete scrivere un'email all'indirizzo riportato alla pagina dei contatti dei due siti. Ciao, a presto!